Buone notizie dal presidente Donato Toma, che informa Evolisani di due delibere di giunta dai contenuti importanti. Una riguarda le risorse regionali per realizzare il reparto di neurologia e uno stroke unit al Cardarelli, e l'altra alcuni finanziamenti per l'albergo diffuso e la microricettività. Il presidente Donato Toma ha convocato i giornalisti per metterli al corrente di due delibere di giunta che arrivano a determinare alcuni finanziamenti destinati a tutelare la salute dei molisani e la cultura dell'accoglienza turistica. Il primo finanziamento di oltre 1.200.000 euro serve essenzialmente a mettere a posto il quinto piano del Cardarelli ed alla realizzazione in questo luogo del reparto di neurologia e di una stroke unit di pronto intervento. Abbiamo appena iniziato a erogare fondi a disposizione sulle infrastrutture sanitarie, indipendentemente dal piano di rientro. Abbiamo la possibilità di farlo con il patto per il Molise. Abbiamo individuato, assieme al direttore generale dell'ASREM e al direttore generale della salute della regione Molise, qual era l'esigenza a cui più importante, la priorità a cui andare incontro. Abbiamo individuato come priorità gli interventi in casi di ictus e quindi abbiamo deciso di finanziare l'istituzione di una stroke unit presso l'ospedale, quinto piano abbiamo individuato, dell'ospedale Cardarelli, con annessa una unità operativa di neurologia. Il secondo blocco di risorse regionali di 20 milioni di euro riguarda il sistema turistico e l'accoglienza attraverso la realizzazione dell'albergo diffuso e di tutta una serie di iniziative sulla micro-ricettività. Albergo diffuso e microricettività, in cui è incluso anche il cosiddetto turismo rurale. E sono 20 milioni di euro a disposizione dei borghi. Abbiamo escluso Campobasso, Isernia e Termoli perché sono aree urbane che hanno altri tipi di intervento. Serve per la riqualificazione dei borghi, dei bellissimi borghi molisani. Noi finanzieremo il 50% della spesa che i proprietari o comunque coloro i quali hanno a disposizione gli immobili da ristrutturare vorranno investire. Finanzieremo il 75% degli arredi urbani che i comuni vorranno porre in essere.